Io sono Costa e ieri sera all'ultimo ho deciso di venire a Venezia. Tanto sono qua, non ho niente da fare. Ho detto, quanta gente vorrà che ci sia a Venezia? Invece è pieno, pieno di turisti. Prima tappa dovrebbe essere il ghetto ebraico di Venezia. Avrei tanto la tentazione di tipo infilarmi nelle guide turistiche a seguire cosa dicono, però boh, non mi sembra rispettoso e va bene così. Ora sto andando al Ponte Chiodo, vediamo com'è. Allora, il Ponte Chiodo era tipo sto ponte senza un corrimano, sembrava veramente più solido di tipo tutti gli altri ponti d'Italia. Due pietre incastrate sono più solide di centinaia e centinaia di chili di metallo, saldature, eccetera. Veramente figo. In teoria mi sono appena perso, però boh, nel senso ogni via qua è fantastica, c'è sempre uno scorcio meraviglioso, guardate. Qua a Venezia c'è la fibra e tutti i cavi sono tipo all'aperto, sono scoperti in mezzo alla strada, proprio così belli tranquilli. Vabbè, fa parte anche questo di Venezia e di tutta la sua vita. Ora, se non sbaglio, sto andando al Calle Barisco o qualcosa del genere. Dovrebbe essere, diciamo, la viuzza più stretta, non so se d'Italia o del mondo, una roba tipo 53 centimetri. Impressionante. È che tipo in questi calli così stretti, nel senso che sarà un metro e mezzo da un muro all'altro, senti quello che le persone si dicono al primo piano, al secondo. Boh, cioè io sento quello che loro si dicono in casa. Una cosa che ho capito è che, boh, se abiti a Venezia devi abituarti tipo ad avere migliaia e migliaia di turisti tutti i giorni perché è veramente pieno. L'orario perfetto per venire a Venezia credo sia il tramonto, forse ancora meglio tipo l'alba. Perché non c'è nessuno e non essendoci nessuno riesce a fare tipo un botto di foto che è una luce fantastica. E boh, sicuramente non devi fare come me e venire a pranzo perché c'è un botto di odori, ti viene un botto di fame. Mi sono perso, non ho la minima idea di dove andare. Ti giuro, troppi canali, tutti uguali, non capisco dove devo girare, dove. Boh, non lo so. Andando a mangiare in un bacareto qua vicino in teoria e poi dopo mangiato proseguo tutto il giretto per Venezia, vado anche nella parte diciamo clou, Piazza San Marco, tutto il resto. Alla fine il bacareto da Lele era chiuso, è aperto soltanto da lunedì al sabato e io sono venuto di domenica. Sono andato in un altro bacareto lì di fianco, ho preso queste 8 bruschette che a quanto pare si chiamano tipo cicchetti, una roba del genere. Ovviamente ho preso anche uno spritz. Ora, dopo aver mangiato, sto andando nel negozietto originale Kamakana,
dove fanno le maschere veneziane, dove le puoi comprare, queste così per dare un'occhiata. E niente, giustamente era chiuso perché domenica io come un picciu di andare di domenica. Poi dopo provi a seguire tipo le indicazioni di Google Maps, e finisci in stradina, larga un metro e ti chiedi se è la strada giusta. Cioè, io che sono di Torino in una via del genere, verresti già tipo stuprato, derubato e tutto. Qua invece è bello tranquillo, cioè è stranormale che ci siano vie larghe un metro, buie, e stranamente non ti derubano. C'è una parte di Venezia che ha un concentrato di musei e mostre incredibile che merita sicuramente una seconda visita solo per quelli. Credo che Venezia, per quanto riguarda il turismo, sia la città più cosmopolita d'Italia. Perché Milano è quella per quanto riguarda, diciamo, il business e il lavoro. Invece Venezia è piena di turisti da tutte le parti del mondo. Io ho visitato anche altre città italiane, come ad esempio Roma, però non mi sembravano così piene di turisti diversi, nel senso che arrivano da diverse parti del mondo. Sicuramente mi sbaglio. A me normalmente le città vecchie non piacciono. Però c'è da dire che Venezia è veramente bella. Io direi che dopo 23.000 passi circa, più di 23.000 passi e più o meno 18 km di camminata per Venezia, il video può finire qua. Se ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video.